Pienamente operativo il centro vaccinazioni di Via Ficara, ricavato nei locali dell'ex asilo nido, è il primo centro vaccinale extra ospedale all'Aquila, che ha al suo interno 22 operatori, 8 linee, 8 postazioni per somministrare i vaccini in totale. La campagna vaccinazioni all'Aquila prosegue spedita, a detta degli operatori, con una capacità iniziale di 550 vaccini da somministrare al giorno, per arrivare sino a 1000. L'ambulatorio è allestito per accogliere 18 linee vaccinali. Con il personale attualmente in lavoro possiamo già aprire fino a 5 linee vaccinali che corrispondono a circa 500 dosi, 500 anche 50 dosi somministrate ogni giorno. 7 giorni su 7 vogliamo cominciare a vaccinare e quindi arrivare a quasi 15.000 dosi nell'arco del mese di marzo. Inoltre dobbiamo considerare che il fermento è molto, quindi stanno arrivando da tutte le parti a darci una mano infermieri, OSS, amministrativi e medici, e quindi contiamo comunque nell'arco di questo mese di aprire più linee vaccinali. Finora in provincia sono state vaccinate circa 20.000 persone. Proseguono i vaccini alle forze dell'ordine, agli insegnanti, al mondo della scuola e dell'università che stanno per finire e anche agli over 80. Abbiamo avuto a un certo punto della fase 1 anche un'apertura per la fase 3, in quanto AstraZeneca ha avuto un'efficacia iniziale ridotta rispetto a quella attesa, e quindi si è aperta la vaccinazione direttamente in fase 3 alle categorie degli addetti ai servizi scolastici e alle forze dell'ordine. Per quanto riguarda la prima categoria, vaccinata con AstraZeneca, abbiamo quasi terminato, perché dalla lista regionale avevamo circa 4.700 iscritti. E nell'arco di questa settimana su tutta l'ASL sicuramente termineremo la prima dose di AstraZeneca a tutti. Per quanto riguarda le forze dell'ordine, anche siamo ad un ottimo punto e grazie anche alla collaborazione della Guardia di Finanza, che sta vaccinando in autonomia le proprie unità, penso che arriveremo, noi per quanto riguarda il resto delle forze dell'ordine vaccinate da noi, finiamo ugualmente questa settimana. Il criterio unico che stiamo adottando è il criterio dell'estrazione random. Abbiamo il sistema che estrae la persona da vaccinare e fornisce i dati all'operatore, che così può chiamarlo. Del resto sarebbe stato forse pensabile fare diversamente, trovare i più fragili nell'ambito di questa popolazione, ma in una vaccinazione di massa fare tutte queste distinzioni avrebbe necessitato di risorse umane enormi ed era effettivamente impossibile. Quindi abbiamo adottato quello che effettivamente ci è sembrato il criterio più corretto, cioè l'estrazione casuale.